Ormai è un appuntamento che più che istituzionalizzato è della città, è di 25 anni che, sono i 25 anni che in questa città questo tuffo è un appuntamento fisso. Abbiamo cercato quest'anno il patrocinio del comune di Crotone, ma ovviamente questo è l'evento della città e dei tuffatori che da sempre prendono questo come appuntamento anche quando non c'era nessun tipo di organizzazione reale. Quest'anno è nata l'associazione, Associazione Tuffo di Capodanno, io sono il presidente, Enzo il vicepresidente, Raffaele Marino il presidente onorario, loro sono due soci storici del primo tuffo di 25 anni fa e abbiamo creato anche dei riconoscimenti dovuti ai tuffatori più giovani, a quelli più anziani, a quello che viene da più lontano, perché sappiamo che c'è gente da tutto il mondo che fa questo tuffo e anche, ciao Giuseppe, e anche abbiamo istituito giustamente, perché è lui che l'ha fondato, il premio Marcello Praticò, che è il premio in onore insomma, di questo assessore che 25 anni fa ha istituito il tuffo. Uno dei primi, il primo tuffo. E ora c'è suo nipote. No, ce ne sono due nipoti, e me lo faccio pure io adesso, mi butto pure io adesso. Ciao! Sì, onorati. Ci hanno invitato con tanto entusiasmo, ci tenevano, noi del resto altrettanto, siamo tutti amici, come meglio iniziare l'anno.